abbiamo avuto un governo di Italia, la provincia di Chieti, con un concetto eccezionale, lo sapete alla fine, facciamo di questa parte. Con il sindaco Fiorentini è onorata di offrire a voi un concerto musicale articolato con brani abbastanza impegnativi. La musica per banda, quel modo espressivo così immediato e diretto, così capace di suscitare negli ascoltatori emozioni intense e contrastanti, riesce soprattutto nel nuovo stimolante contesto dell'espressione musicale amatoriale a suscitare intorno a sé un gradimento ed un consenso di sicuro effetto. Questa sera abbiamo qui con noi una formazione musicale che nel suo campo rappresenta veramente una delle punte di diamante della musicalità amatoriale nel Lazio, il complesso bandistico dell'Associazione Musicale Città di Scandriglia. La grande maggioranza dei componenti della banda è rappresentata da giovani che preferiscono dedicare il loro tempo libero a qualcosa di bello e di socialmente aggregante come la musica d'insieme. Si tratta di ragazzi provenienti tutti dalla loro città, Scandriglia, nella quale il polo di animazione culturale costituito dall'associazione musicale rappresenta un motivo di crescita e di socialità per tutta la popolazione. Un'associazione musicale ottiene buoni risultati quando ha alle spalle una struttura societaria ben gestita, con criteri manageriali ed un'organizzazione snella ed efficiente, cosa che Scandriglia possiede. Il presidente Felice Borgia è un vero motore e mette il maestro e i suoi collaboratori nelle condizioni ottimali per potersi dedicare in pieno e nella maniera migliore alla conduzione artistica e didattica del complesso. Ma se la banda funziona e i ragazzi sono da ammirare, lo si deve anche specialmente a colui che impegna tutti i propri sforzi, la propria energia, alla crescita artistica, in primo luogo il maestro Gugliotta. Non bisogna dimenticare che una buona parte del merito dell'ottimo risultato complessivo va senz'altro attribuita ai suoi validissimi collaboratori, i professori Ugo Rossi e Vincenzo Gugliotta. Il concerto che questa sera avremo il piacere di ascoltare insieme segna un interessante punto ed un piacevolissimo momento nel panorama musicale. Il concerto inizia con una marcia sinfonica dal titolo Omaggio a Filadelfia, paese nativo del maestro Gugliotta. Buonasera. Grazie.
ed ora una parola sul primo brano che ascolteremo. Composta da Franz von Schubert, l'ouverture Poeta e contadino. Thank you.
Una visita ora al settore operistico con la cavatina di Figaro, dal barbiere di Siviglia, di Gioacchino Rossini. Thank you.
Thank you.
La seconda parte inizia con la marcia omaggio a Scandriglia, composta da Vincenzo Guglielmo.